È una partita importantissima, però poi ne mancano ancora 14, quindi spesso noi siamo abituati a vedere una partita come se fosse la fine o l'ultima o la prima, poi invece il calcio ci ha insegnato che non è magari così, perché i punti a disposizione sono altri. È normale che la squadra che ci è più vicina in classifica, noi cerchiamo di più vicino alla Cosenza, cerchiamo di accorciare la classifica, questo è normale. Siamo in un buon momento, l'abbiamo confermato a Salerno, dove abbiamo perso in maniera immeritata ed ingiusta, e mi fermo qui. Poi chi vuol capire capisca, ma mi aspetto una squadra che giocherà comunque, anche loro sono consapevoli, una partita importante anche per loro, quindi una partita sicuramente ci vorrà molto sangue freddo, perché sarà di sicuro una battaglia, però bisogna avere sempre le idee giuste in testa, non perdere mai la lucidità al cospetto magari di situazioni che possono prevalere sotto l'aspetto emotivo. Non dobbiamo far prevalere l'aspetto emotivo, intensità, coraggio, diciamo, ecco, impegno, metterci il cuore, però la testa deve essere sempre lucida. Ma ascolti, noi cerchiamo ogni settimana di lavorare al massimo su tutti quelli che sono i nostri limiti, i nostri difetti, però voglio ricordare a tutti che noi a Salerno abbiamo preso gli avversari una volta in area, non è che sono venuti 10 volte, se vengono 10 volte è un problema, se vengono una volta sicuramente si è commesso un errore, però non è che siamo stati in balia dei nostri avversari, anzi. Secondo tempo li abbiamo chiusi nella loro area di rigore e se c'era una squadra che poteva pareggiare o vincere eravamo noi. Quindi non bisogna purtroppo lasciarsi condizionare il risultato in questi... Non è che perché si è perso è tutto sbagliato, perché noi la partita l'abbiamo fatta anche bene. Abbiamo sicuramente commesso un errore, l'abbiamo pagato, evidentemente la percentuale di errori che commettiamo la paghiamo in maniera... Ma la Serie B è così, in maniera abbastanza pesante, quindi migliorare la capacità concentrativa, l'attenzione per cercare di limare al minimo gli errori, che però, insomma, ecco, in un contesto di una partita ben giocata è stato purtroppo un episodio letale. No, è convocabile Shai Ben Davide, l'israeliano, che ha superato, diciamo, l'infortunio che ha avuto, recuperiamo via Biani perché ha scontato la giornata di squalifica, e purtroppo perdiamo del prete perché si è fatto male, quindi più o meno siamo sempre quelli. Ho capito? Sì. Allora, mi dispiace per i ragazzi, è sotto l'aspetto umano, però da allenatore so che quando manca qualcuno c'è sempre qualcun altro pronto a entrare e a dare il meglio al massimo di sé, quindi è normale, in un campionato ci sono questi momenti in cui uno si fa male, l'altro entra, eccetera, quindi è abbastanza ciclico, se vogliamo rientra un po' nella casistica del nostro mestiere, del nostro sport. Mi dispiace per loro perché quando uno si fa male, comunque, soprattutto Moscati, che ha avuto un infortunio grave, sta fuori per molto tempo, è comunque un danno per un calciatore, no? Ora che per noi, però soprattutto per lui, perché ci vorrà molto tempo per recuperare e poi comporta sempre cause non semplici da superare. Del Prete è meno grave di lui, però anche lui lo perdiamo. E sotto l'aspetto umano è un dispiacere, sotto l'aspetto professionale chi andrà al posto loro deve dimostrare che può, insomma, ecco, non mi piace mai piangere gli assenti perché mancherei rispetto a chi poi mando in campo. Sono state più quelle positive che quelle negative, ho detto a volte non bisogna lasciarsi condizionare al risultato, perché se uno vogliono il risultato, cioè abbiamo un pezzo tutto sbagliato, non è così, dobbiamo avere noi ben chiaro in mente le cose che dobbiamo fare, che sappiamo fare, quelle che ci riescono bene, perché comunque la problematica qual è? Questa è una squadra rinnovata e bisogna dare un filo logico, bisogna dare un senso a quello che si fa in campo. Poi a volte c'è sempre l'errore che purtroppo compromette un po' il risultato, però di sicuro la prestazione bisogna saperla guardare al di là del risultato, se no non se ne viene mai a capo. Se ogni settimana diciamo sbagliamo tutto, ricominciamo, non se ne viene mai a capo. Una squadra molto forte che è la partita per vincere il campionato si trova lì con noi, noi dobbiamo essere bravi a aggredirli e dar battaglia a prescindere dal modulo, quello che conta è lo spirito della squadra, non mi interessa. Deve essere ancora più cattivo, deve essere ancora più veemente, più feroci nell'attaccare a metà campo avversario, più veloci, più tutto. Tutte le cose positive che sappiamo fare le dobbiamo alzare all'ennesima potenza. Non ci sono problemi, è un giocatore che ha la mia fiducia, in questo lasso di tempo in cui è arrivato non ho avuto occasione di poterlo mettere dentro, perché poi bisogna capire una cosa, che secondo me, siccome è una bella rosa, anche abbastanza, ho 22 giocatori, se uno che occupa quel ruolo sta facendo bene, l'altro deve saper aspettare, lasciarsi, non è che uno può cambiare così, dice adesso faccio giocare tutti, se ne stiamo a fare il campionato amatore che dice giochiamo tutti, perché uno poi paga per giocare, no? Quindi, meno male, no, a parte scherzi, c'è anche un concetto di meritocrazia che va
che va comunque applicato, io lo applico, fermo restando che nessuno deve calare, non è che devono dare per scontato che chi ha giocato giochi e chi non ha giocato non giochi, non so se mi spiego, però anche è anche vero che bisogna guardare quello che il campo dice, e se uno che occupa una posizione, occupa un ruolo, tutto sommato, al di là degli errori che poi quelli fanno tutti, riesce a fare una prestazione positiva, è giusto che uno dia continuità alla squadra. E poi un discorso di fondo, un discorso importante, sono anche altri giocatori che meriterebbero di giocare, non solo lui. Però è anche vero che io mi trovo nella condizione di dare un assetto alla squadra. Quindi, pur rimanendo soddisfatto delle loro prestazioni, contento di come si impegnano, fanno parte, però non è che posso fare, come ho detto prima, adesso giochiamo tutti perché uno è scontento. Dopo la sconfitta in lunedì abbiamo ingoiato il veleno, l'abbiamo buttato giù perché quello era veleno, l'abbiamo ingoiato, però ho detto ai ragazzi che noi dobbiamo continuare a giocare così, a impegnarci così, perché sono sicuro che poi otterremo il premio che tanto noi cerchiamo, tanto noi abbiamo, che è quello di ottenere la salvezza. Dico di più, la sofferenza, la difficoltà cementa il carattere, cementa il gruppo, perché nella difficoltà si ritrova l'uomo. Noi sentiamo in maniera, parlo per me soprattutto, in maniera molto forte, in maniera profonda, il senso di appartenenza a questa realtà, perché non è solo per noi un lavoro che ci teniamo, è ovvio che ci teniamo, ma è anche per la società, per la città di Trapani, per l'intera Sicilia, perché siamo l'unica squadra in Sicilia che ancora riesce a mantenere una categoria importante come la Serie B. E io questo senso di appartenenza, che poi è una cosa, gli altri tu ce l'hai dentro di te, non è che ce l'hai così a parole fuori, no? Io ce l'ho forte, e mi allargo un attimo, e questo concetto io ci sono nato e cresciuto, e perché in settimana un ragazzo mi è venuto a dire: guarda, noi facciamo tanti sacrifici, veniamo fuori, io sono anche disoccupato, però per i Trapani, insomma, no, quei pochi soldi che io guadagno li spendo. E io ho detto: io ti capisco benissimo, io sono figlio di operai, so benissimo cosa significa arrivare sia no a fine mese con poco stipendio, che però è poco, può diventare molto se non si guarda solo l'aspetto economico, ma l'aspetto appunto, come posso dire adesso, di rispettare certi valori, perché io questo lo sento, e farò in modo con tutte le mie forze di poter raggiungere la salvezza per questi motivi che spiego, ma comunque di sicuro non farò mancare mai il mio impegno, la mia serietà. Comunque io sono malato, il primo che prendiamo noi è il 15°, è il primo, sono 6 partite, 7 che sto qui, quindi non è che posso è prima, no? Io non rispondo di prima, io rispondo adesso, non posso rispondere a quello che è successo prima, poi una volta è un caso, insomma, adesso poi l'importante cosa sarebbe non prenderlo né al primo né al 15° né alla fine, che quello è il problema vero, questi sono finti problemi. Nel secondo tempo loro si sono messi davanti al portiere, quindi si fa fatica a trovare i varchi, allora lì in quel caso ci va un po' di pazienza, perché se non c'è lo spazio si fa fatica a attaccare. Però velocità intendo che noi tutto quello che facciamo dobbiamo avere dei punti di riferimento, che sappiamo che facciamo alcune cose fatte bene, dobbiamo incrementarle. Poi la cosa importante è il ritmo. Noi secondo tempo abbiamo giocato, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo giusto il dietro, e il ritmo per noi deve diventare una risorsa, un'arma da qui alla fine del campionato, quando poi arriverà anche il caldo. Noi dobbiamo avere il caldo come nostro alleato, perché noi continueremo a lavorare con grandi impegni, grandi intensità, con volumi diciamo importanti, e quindi prima o poi il lavoro dovrà pagare.